Presidente, colleghi, il crescente rumore legato al traffico aereo, soprattutto per quanto riguarda i voli notturni, sta influenzando negativamente la qualità della vita di quasi 4 milioni di cittadini europei che vivono vicino agli aeroporti. Questi cittadini sono vittime di un triplice inquinamento acustico, atmosferico e chimico. Il rumore provocato dal traffico aereo, specie se notturno, provoca gravi danni alla salute, come ormai riconosciuto da studi scientifici internazionali. Nello stesso tempo, la maggior parte dei cittadini che viaggiano vorrebbero avere la possibilità di operare una vasta scelta nei servizi aerei ed è indubbio che la presenza di un aeroporto sia, per la regione dove è situato, un importante fattore di crescita e sviluppo regionale. È compito nostro, del Parlamento, individuare soluzioni efficaci e, se necessario, anche prevedere restrizioni operative al fine di trovare il giusto equilibrio tra queste due esigenze spesso contrapposte. Come ha chiaramente espresso la Commissione Ambiente del Parlamento europeo, però, non si può e non si deve tener conto del solo fattore economico. La tutela della salute dei cittadini europei che vivono in prossimità degli aeroporti deve essere il nostro obiettivo prioritario. Grazie.